iniziativa che apre in Abruzzo quindi la campagna contestuale e ringrazio particolarmente il ministro Martina per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo primo confronto nell'ambito della mozione Matteo Renzi che grazie al ticket politico segretario e vice segretario in qualche modo apre a una sicura qualità di pensiero. Credo che la fase congressuale di un partito va accolta come un momento positivo di dibattito, utile quindi a sciogliere anche alcuni nodi, dei nodi anche rispetto al progetto iniziale del Partito Democratico, quello iniziato a Lingotto 10 anni fa, Lingotto che si è ripetuto manifestato, ma sicuramente una rivoluzione, non l'ho vissuta così, ma l'ho vissuta come l'inizio di un progetto nuovo. Quindi sciogliere i nodi cosa vuol dire? Magari permettendo un'analisi dei punti critici, no? Un'organizzazione diversa, un'organizzazione degli spazi, la costruzione o la ricostruzione di una classe dirigente nuova, giovane, all'interno proprio dei territori, prendendo come punto fermo la formazione. Cioè uno dei punti della mozione Renzi è proprio quello della creazione di una scuola politica, e io che ho avuto la fortuna di vedere anche se era un po' decrino da lontano, visto Frattocchi, credo che la questione della formazione politica sia un tema centrale di questo, della riorganizzazione, no, del nostro partito. Formazione politica, ovviamente scuola politica da non confondere con scuola di comunicazione. Una comunità, quella che è qui oggi, credo, una comunità che vuole porsi come un soggetto di riferimento, cioè con un senso di responsabilità critica, politica, ma anche di governo, lo vediamo a questo tavolo, questo è un punto fondamentale, quindi una comunità che intende trainare la discussione all'interno del partito, ma anche fuori, portando quindi il PD come forza progettuale, in un'eventuale quindi coalizione e soprattutto anche un sistema di alleanze che diciamo è ancora tutta da definire. Esistono alcuni punti fermi che credo ci accomunino tutti in questa sala. Alcuni sono stati sicuramente quello dei diritti civili, che sono stati una grande vittoria del governo Renzi. Diritti civili, io adesso vedo il mio sindaco che anche in quest'aula, e volevo salutare gli amici consiglieri che sono qui dietro, Marianelli, l'assessore Puzzi, perché sono stati diritti civili dibattuti e portati avanti fortemente da questa maggioranza in questi 2 anni e mezzo di governo. Abbiamo istituito il regolamento per l'istituzione di un registro di strutture di civili, il registro del testamento biologico, l'elezione di un consigliere aggiunto in rappresentanza della consulta dei migranti, degli extracomunitari che vivono nella nostra città, che era stata pensata che sarà cancellata dal precedente governo di centrodestra. Non ultimo, la creazione, cioè la delibera che ha portato, porterà alla creazione del mercato tecnico, Scala, che spero porterà anche dei prodotti, diciamo, visto le deleghe del ministro Martina, cioè la politica agricola e l'omaggio che è stato fatto, che porterà anche in questo senso una ricchezza in questo progetto che deve essere visto come una integrazione culturale vera e propria. Perché dico questo? Perché un altro punto fermo, soprattutto quello dell'immigrazione degli ussoli, che deve essere importante all'interno anche di questo nostro ragionamento, all'interno della mozione. Io è una cosa che mi sta molto a cuore, perché chiaramente la mia esperienza personale di cosmopolitismo non per scelta, ma per nascita, come me tanti altri in Italia, questo è un tema che noi ci dobbiamo porre. Il concetto dei nuovi italiani, un concetto estremamente ampio, che noi come unità di questo partito dobbiamo cominciare a far conoscere. Nuovi italiani sono nella società, io penso a Marika Yard, penso alla cantante Karima, penso a Shabawi, tutti figli di persone, di donne che hanno avuto questi incontri amorosi interculturali, diciamo così, ma che fanno parte quindi di questa rappresentanza insieme a quelli che arrivano. E c'è un concetto secondo me molto poco capito in Italia, perché molti arrivano in Italia non per quell'idea politica o economica,
chi ha viaggiato lo sa, ma molte volte arrivano proprio per una narrativa culturale di idea politica, di idea sociale culturale dell'Europa, quel dialogo tra letterature, filosofie, arte. Questo è fondamentale e quindi l'Europa deve in qualche modo assumersi, l'Europa politica deve assumersi questo ruolo di progetto culturale e quindi cercare una soluzione ai drammi che da troppo tempo in quel tratto del mare vediamo, che quel tratto di mare che è diventato un cimitero. E i cittadini invece europei, secondo me, devono prendere coscienza proprio di appartenere a questo spazio culturale comune e aperto, perché ricordiamoci come diceva Paolo Valerini, le civiltà sono mortali, non durano per sempre, o possono essere intermittenti di intensità, di estensione variabile. Io faccio solo un minuto ancora, un punto sulla scuola, che è un altro punto importante, forse è stata la nota dolente, ma qui dobbiamo rimediare, dobbiamo riflettere se abbiamo fatto veramente tutto il necessario, perché forse il tema dell'edilizia scolastica, il tema del reclutamento dei docenti, forse non sono quei temi di centro-sinistra che il mondo scuola si aspetta da noi. Forse, io riprendo, lo dico come docente anche questo, credo che forse una vera riforma della scuola sia più attenta a una serie di forme dell'organizzazione, per esempio dei tempi, cioè i ragazzi italiani sono gli unici ragazzi che sono a scuola per mezza, non è possibile, questo non coincide più anche con i tempi delle donne italiane, che sono la maggior parte sono lavoratrici, quindi una questione dei tempi, un'organizzazione dei testi scolastici, dei programmi scolastici, perché se Gaetano Salvemini già nel 1950 parlava appunto, era preoccupato per una scuola dominata dal nozionismo ed era incapace di formare le vere coscienze critiche, ma io dico oggi, ridatevi almeno il nozionismo, nemmeno quello. Quindi un centro-sinistra che si pone alla guida di questo paese non può assolutamente partire a priori contro quel mondo lì che ci è così vicino, per temi, per cultura. Vorrei fare poi un appello contro la maleducazione come stile politico tipico del populismo. Lo stiamo vedendo troppo in questi giorni, anche tra di noi, purtroppo. Perché il populismo, cioè io vorrei riprendendo la teoria di Todorov, no, sui nemici della democrazia, perché il populismo non può essere considerato come una patologia, non è una patologia dettata da frustrazione e paura, ma è un'ombra sulla democrazia, perché non è una specifica ideologia il populismo. Il populismo avviene in tutto lo spettro dell'ideologia, la sinistra, la centro, la sinistra, il centro, la sinistra e destra. Quindi io chiudo questa brevissima, scusate perché è abbastanza emozionata, devo dire, presentazione, sulle parole conclusive del nostro venerato segretario, Matteo Renzi, conclusive a Lingotto, quando lui conclude l'appello dicendo non più dall'io ma da noi, però ricordatevi che a piedi dell'io siamo tutti noi. A me questo ha ricordato molto il Candido di Voltaire, quello che coltiva, che cura il proprio giardino, cioè le proprie qualità personali, utilizzando quindi però la concretezza derivata dalla conoscenza e della vita personale, quindi quell'io che però deve essere fortemente ancorato a un discorso di collettività. Grazie. Io adesso passo la parola a Maria Catena, che è il coordinatore della segreteria regionale. Veramente poche battute, ovviamente dobbiamo ascoltare Maurizio per organizzare tutto lei, per quello che ha fatto organizzare questa iniziativa, quelli che sono stati da fare, per ringraziare Maurizio Martino per essere qui con noi. E Maurizio, l'iniziativa è così riuscita, ci abbiamo lavorato anche per la stima, la fiducia e la soddisfazione che abbiamo conquistato in questi mesi, in queste settimane, quindi veramente complimenti per il lavoro che stai facendo e grazie per il ruolo importante che stai svolgendo qui, ovviamente. Rappresenti una nuova generazione insieme a Matteo Renzi, si candida a guidare il Partito Democratico, a guidare il centro-sinistra per continuare un'opera di cambiamento del paese.
per questo siamo qui, per chiedervi tutti voi di impegnarvi. Ci sarà la fase dei congressi di circolo in cui potranno votare solo quello che sono iscritti al Partito Democratico, ma poi il 30 aprile ci saranno le primarie in cui tutti i cittadini, anche non iscritti al Partito Democratico, è ben ricordato, potranno votare, tutti i cittadini che si riconoscono nel progetto del Partito Democratico. Questo sarà il 30 aprile un momento importante, perché stiamo attraversando una fase difficile in cui non dobbiamo votare, se non città, di un paese che si trova in situazione complicata. Perché diciamo, noi chiaramente faremo tutte le autocritiche necessarie, dato che qua si dice il fatto che non abbiamo accettato il voto dei giovani, banalizzato, ma ce lo possiamo dire che quello che è risultato ha messo il nostro paese in situazione difficile, complicata, e quindi noi dobbiamo risalire la china sapendo che c'è un solo marcio per evitare la deriva di questo paese verso cose che non ci piacciono. Verso l'idea che per uscire dalla situazione difficile di questo paese bisogna andare da solo l'istituzione e non mettere in campo, come quello che noi vogliamo mettere in campo, un progetto di ricostruzione dell'Italia e dell'Europa, il nostro destino legato al destino dell'Europa. Ci sono segnali anche positivi, dal punto di vista, in Olanda i progressi sono stati fermati, una forza di centrodestra, una forza moderata. In Francia c'è un candidato che sta, c'era Le Pen, certamente, c'è un candidato liberale progressista che sta andando forte sull'idea del rilancio dell'Europa. In Germania Schulz sta recuperando, perché sta portando avanti un'idea forte di cambiamento, e di cambiamento non solo della Germania ma dell'Europa, cioè come destino dell'Europa e della Germania sono destini separati. Ecco, io penso che ci sia spazio per rimettere in campo, continuando un'opera di cambiamento, un progetto di ricostruzione del paese, perché ne abbiamo fatto cose importanti al governo del paese. Mi metto a elencarle perché non è il caso, da questo punto di vista mi viene il ricordo di una persona che penso oggi sia anche il caso di ricordare, che è Alfredo Reich. Passare il tempo per parlare al paese e più fare un servizio a noi, soprattutto al paese.
regionale per Matteo Renzi. Carino Alessio. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Maurizio Martina, grazie a coloro i quali hanno organizzato, la nostra consigliera Andrea Silvio e gli altri questo bel incontro partecipato. Grazie perché ci consente questo primo incontro, che seguiranno altri, ma soprattutto con il Ministro, di entrare un po' di tempo della partita che stiamo giocando, perché la stiamo giocando, in che clima, in che campo la stiamo giocando. Innanzitutto voglio dire che la mozione Renzi non sarebbe la stessa senza la presenza di Maurizio Martina e quello che ha portato dentro la mozione di Maurizio Martina. Non sarebbe la stessa. E non sarebbe la stessa perché il piglio, la capacità di lettura, di visione, lo sale per il futuro da parte del Ministro, da parte del Presidente del Consiglio Renzi, doveva essere accompagnata da una riflessione profonda che entrava dentro le coscienze della comunità del Partito Democratico, ma più in generale della politica, che ci ha messo proprio il Ministro nella sua riflessione, nel suo documento, nelle ragioni di un'adesione ad una mozione che non è stata un'adesione a mio giudizio non riflettuta, è stata un'adesione voluta sulla base di un grande progetto che non riguarda, credo, solo il Partito Democratico, ma riguarda la politica del nostro paese, perché quella che è in discussione prima che il Partito Democratico, prima che essere in discussione il Partito Democratico, è in discussione la funzione della politica del nostro paese, quella per la quale, secondo non una vulgata, ma una sempre maggiore affermazione delle coscienze delle persone circa la inutilità, addirittura la dannosità della funzione della politica e dunque anche dei partiti rispetto alla organizzazione della società, allo stabilimento delle priorità, alla capacità poi della politica di farsi classe dirigente e dunque di affrontare i problemi, perché c'è in corso una grande semplificazione, quella della rottura. Non si risolve, si rompe. Non si riforma, si distrugge. E questo brivido che sta penetrando non solo, diciamo, alla larga parte della popolazione che pure non segue l'attenzione o che non vive direttamente l'impegno politico, ma sta penetrando negli strati della società. Eppure noi abbiamo la possibilità di farlo un racconto al Paese, con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà che riguardano la vicenda politica del Partito Democratico, che è la più grande scommessa che forze politiche hanno messo in campo mettendo innanzitutto in discussione se stessa. E c'è una chiave che viene individuata dal Ministro Martina dentro la mozione, dentro il contributo che porta, per questo ho detto con sincerità che non sarebbe la stessa cosa la mozione Renzi senza la presenza e il contributo culturale, programmatico e politico che proviene dal Ministro. Lui può, di fronte ad una società, di fronte alla politica, dove tutto è veloce, tutto si consuma, dove tutto è uguale, la necessità di ritornare alla capacità della politica di fare la mediazione degli interessi. Cioè la capacità, finalmente, e per fare una mediazione è necessario innanzitutto ascoltare, farsi parte delle ragioni degli altri, trovare la sintesi e poi decidere. Noi siamo passati da un paese che non decideva quasi mai e rinviava al futuro ogni decisione come se il futuro fosse un tempo che mai sarebbe arrivato e poi non bisogna ovviamente, ad una situazione in cui il piglio decisorio della riforma ha fatto i conti con la non comprensione in alcuni strati della società, anche quelli più vicini a noi, rispetto alle grandi riforme che il Paese aspettava. Noi dobbiamo riparlare con quello che, quando penso a questo, penso alla riforma straordinaria della scuola che pure non è stata fin in fondo compresa e ha generato un dibattito, se non un contrasto, tra la capacità e la voglia di riformare il Paese anche su quel settore e poi l'intervento
impresa moderna intendo quella per quale noi l'abbiamo fondata. Milioni di lettori lo hanno votato. Non è stata un'operazione elettorale e non può tornare ad essere un'operazione elettorale. Il Partito Democratico è nato soprattutto per essere il partito di riferimento delle generazioni non ancora nate. Cioè, fu proprio Reitman che pose la domanda del perché nascere il Partito Democratico e dà una risposta che questi giorni mi circolano le sue interviste. Perché gli occhi e gli occhiali che leggevano la società delle precedenti appartenenze non erano più in grado di entrare nel merito di essere all'altezza della sfida. Era necessario fare Partito Democratico, fare un passo avanti, metterci insieme, trovare il modo da interpretare la società e dopo da dare le risposte. Questo fu il Partito Democratico che nacque, che ottenne un consenso, un alterno consenso, arrivando ad una grande vittoria elettorale europea, una grande sconfitta, quella del referendum. Ma non cambia il portato del valore storico della partita che noi abbiamo vissuto. Per cui io ringrazio tutti, ringrazio Silvio per il lavoro che sta facendo in regione, perché è un esempio di come le riforme, anche quelle complicate, poi devono trovare una necessaria fase di confronto, anche scontro, ma di mediazione di interessi, quando in campo ci sono le partite fondamentali. E ringrazio tutti quanti voi chiaramente per la vostra disponibilità e generosità, di essere presenti in un'assemblea così numerosa, un atto anche di generosità. E ringraziamo per ciò che, per come ci accompagnerete, per i consigli che ci darete, perché sicuramente il Partito Democratico ha bisogno veramente di tutti, dal primo al primo. Grazie. Le presenze comunque importanti, un po' perché si sono nascosti come segretario regionale con Corabino, il segretario comunale con Enrico D'Antonio, segretario visto la segretaria di Luigi Silvano, Romeo Costanzo, segretario di Manu Penno, Stefano Mancino, visto le versioni di Popoli, una forte versione di Rosciano, Vedo Alano, Vedo Corfinio, Vedo Sindaco Fiorini, Franco Galli, presidente del Consiglio di Città Sant'Angelo. Tante veramente persone, di Roma Rungio, vedo tante persone qui che voglio ringraziare, Corfinio, Raiano, c'è un po' tutta, chi ha potuto è venuto, insomma, oltre che la provincia di Pescara abbiamo veramente una bellissima presenza, Paola Marcheggiani, assessore, saluti, ho visto, non li vedo tutti Paola, quindi quello che vedo riesco a dire, ma li ringrazio tutti veramente di cuore. Do la parola adesso all'assessore di politica regionale, non potevamo fare diversamente, sono la Santier, non vedo. Buonasera a tutti, grazie Maurizio per la presenza in Abruzzo, porto un saluto ovviamente dei 66.000 imprenditori agricoli di questa regione, degli oltre 120.000 occupati che rappresentano una realtà importante della regione Abruzzo e del PIL regionale abruzzese. Ma io voglio ringraziarti soprattutto perché con te, al governo, insieme a te, al Premier Renzi, hanno riportato l'agricoltura al centro dell'agenda politica nazionale e non solo. E l'attenzione che c'è stata in questi due anni di governo verso il settore agricoltura, verso il settore primario, è stata un'attenzione importante. Voglio ricordare alcuni elementi positivi di questa azione di governo. Innanzitutto, relativamente alla fiscalità. Questi due anni al settore agricolo, prima è stato tolto l'IMU, poi l'IRAP e ultimamente anche l'IRPEF. È stato un aiuto importante per questo settore e noi abbiamo apprezzato tantissimo i nostri agricoltori in maniera particolare, ma anche l'azione riformatrice circa il settore dell'agricoltura. Innanzitutto verso i giovani, la classe giovanile così impegnata per fare un rinnovamento all'interno del nostro settore. In agricoltura in Abruzzo abbiamo la classe imprenditoriale agricola che è in media 64 anni di età e i bandi che sono stati messi in campo regionali e nazionali sono lì a testimoniare l'impegno che c'è verso i giovani in agricoltura. E poi le altre riforme, dall'agricoltura sociale a quella sul caporalato, dallo spreco alimentare alla semplificazione, soprattutto
nel settore vitivinicolo. Queste sono state alcune riforme importanti che il ministro Martina ha portato avanti e che noi abbiamo apprezzato tantissimo, ma soprattutto la sua forza e la sua volontà è riportare il settore primario e l'agricoltura in maniera particolare al centro dell'agenda politica di governo a livello nazionale. Poi lo voglio ringraziare per la sua vicinanza. Noi abbiamo avuto nei mesi di gennaio delle emergenze uniche nella nostra regione, il terremoto, la neve, la mancanza di energia elettrica. Beh, il 20 gennaio è stato il primo ministro del governo ad essere presente a Teramo insieme ai tanti allevatori e insieme ai tanti agricoltori che stavano soffrendo in quelle ore un'emergenza tremenda per la nostra regione, e anche per il sostegno che insieme a lui abbiamo messo in campo per cercare di aiutare il settore agricolo, in particolar modo il settore zootecnico e gli allevatori che prima hanno consegnato un piccolo dono al ministro, sono lì a testimoniare la vicinanza del governo e del ministro Martina. Il sostegno zootecnico che è arrivato qui a qualche settimana è stato un sostegno unico nella storia. Le 400 euro a bovino, 60 euro a bovino, un sostegno fondamentale, già le prime erogazioni, come diceva Maurizio, arriveranno nelle prossime ore, per aiutare un comparto che ha tanto sofferto nel mese di gennaio, per la neve, per il terremoto e per la mancanza di energia elettrica. E poi tutto il resto dai pagamenti che sono stati immediatamente messi a disposizione dal saldo della PAC 2016, così come le misure a superficie. Sono state iniziative importanti apprezzate dal settore agricolo. Il suo lavoro è fondamentale, soprattutto io lo ringrazio per essere così vicino alle vicende dei nostri agricoltori e soprattutto vicino all'Abruzzo che sta vivendo davvero delle difficoltà enormi. Questo per dire e per rappresentare i tratti di Maurizio Martina, che è un uomo sobrio, e il suo garbo, il suo stile, la sua concretezza sicuramente può aiutare tantissimo la mozione Renzi, il nostro partito, la capacità del nostro segretario, ma soprattutto l'opportunità della comunità agricola regionale e nazionale di essere sempre più protagonista. Io ti ringrazio per il lavoro che hai fatto in questi due anni, possiamo continuare insieme a lavorare sia al governo grazie alle tue intuizioni, ma soprattutto all'interno della comunità politica del PD, utilizzando ovviamente sempre di più con te il noi e non l'io. Grazie. Che anche nel nostro paese continui
riuscivano a vivere, a crescere, a svilupparsi, percorsi di partecipazione all'impegno pubblico, alla politica, alla sfida delle istituzioni, come quelli che solo il Partito Democratico è in grado oggi in Italia di mettere a disposizione dei cittadini italiani. Se guardiamo ai nostri impegni, alle nostre responsabilità, ai doveri della buona politica dal lato di quello che accade fuori di noi, non possiamo non capire quanto è fondamentale contribuire a rinnovare la democrazia, a rinnovare gli strumenti della democrazia, tanto più perché in Europa in particolare noi stiamo attraversando un passaggio delicatissimo della nostra storia. E siccome noi siamo un corpo vivo, fatto di persone che a vario titolo e con varie responsabilità si prendono un po' carico di questa sfida, è bene che il congresso del PD, nel fare questa operazione di apertura, di coinvolgimento, di dibattito, non dimentichi mai cosa accade fuori di noi. Oggi, ad esempio, ancora una volta noi ci troviamo di fronte un tema fondamentale, che è fondamentalmente il tema del destino europeo di fronte a faglie delicatissime come quelle appunto del terrorismo, della sicurezza, della nuova cittadinanza, della democrazia. E questo c'entra molto con il lavoro che in particolare noi dobbiamo fare in Italia, c'entra molto con il lavoro che in particolare dobbiamo fare nel cuore del Mediterraneo, c'entra molto con la possibilità che a questa crisi si risponda con un di più di consapevolezza, di partecipazione di ciascuno di noi e di tanti fuori di noi che possono darci una mano. Il congresso del Partito Democratico serve anche a questo, non è solo la scelta di un leader, non è solo la scelta di un ticket, come adesso diciamo noi, non è solo la conta nei circoli, nelle federazioni, nelle primarie. Certo, c'è anche questo, come giusto che sia, c'è l'individuazione di persone, profili che poi si facciano carico di rispondere di quello che propongono. Ma non è solo questo, c'è innanzitutto la necessità di rimettere a fuoco le idee fondamentali attraverso le quali noi chiediamo innanzitutto alla nostra comunità politica, al PD, ai democratici e poi agli italiani di darci una mano, di stare con noi, di contribuire quota parte a fare pezzi di questa strada. Noi diciamo giustamente che questa è una mozione, una proposta che certo parte dal fondamento, l'esperienza di questi anni, in particolare con Matteo Renzi, non è finita, ma anzi continua, cambia pelle e rilancia. Sulla persona, noi siamo abituati tutti ubriacati anche diciamo dalla discussione politica nazionale che spesso ci porta a fare questo, a descrivere questi sforzi solo con un'antipatia, una simpatia rispetto a un leader. Non è solo questo, c'è in questa scelta una ragione politica che io rivendico, avendo fatto in questi anni un percorso diverso da quello di Matteo, ma Renzi, ma non per questo confliggente, anzi, plurale unitario, come diciamo noi. Siamo partiti da punti di vista differenti, ma questo ci ha privato la possibilità di fare un percorso comune, di unire questa pluralità in una unità a vantaggio di tutti. E come me, tanti anche qui, il ticket è solo che la rappresentazione di un'idea di squadra. Io lo dico per me, non basta lo stesso, nel senso, questo lavoro di cambiamento non è che si fa con Martina e Renzi. Lo dico per Martina, ma sono certo di parlare anche per Renzi. Lo si fa
che per fortuna noi abbiamo a tutti i livelli nei territori come al centro, e che forse oggi davvero ha bisogno di cambiare passo, perché le sfide enormi che l'Italia ha davanti a sé chiedono questo cambiamento. E siccome la sconfitta referendaria ci insegna anche questo, che cosa ci insegna? Che quando devi cambiare davvero le cose, per quanto tu sia animato dello spirito giusto, se non hai la capacità, la forza, la possibilità di far vivere questi cambiamenti nella pancia profonda del paese, qualsiasi buona intenzione, da sola non va da nessuna parte. Il primo insegnamento del 4 di dicembre è questo. Io rivendico quella riforma e credo che se guardiamo all'Italia oggi rispetto a quello che poteva essere e purtroppo non è, si capirà anche in futuro l'occasione enorme che abbiamo perso, ahimè. Le istituzioni nazionali in primis per la fatica che fanno storicamente, ormai da troppi anni, a corrispondere con decisioni al tempo in cui stiamo. Si capiva e si capirà, ahimè, l'occasione che abbiamo perso. Tutta la fatica di istituzioni che capiscono, vedono, almeno noi lo vediamo, che dovresti essere più veloce, più incidente, più responsabile, pure hai sulle spalle, sindaco, credo che tu, Silvio, credo che tu, Dino, credo che tu, a livello istituzionale lo comprendiate come me, tutta la fatica di capire che hai disallineati tempi, modalità, logiche, quella riforma con tutti i limiti, provare a toccare il cuore di questa cosa, si capirà quanto abbiamo perso, ma vorrei dire che proprio perché abbiamo perso, noi dobbiamo cambiare e rilanciare perché quella è la battaglia giusta, così come lo erano, lo sono state e lo sono alcune battaglie di cambiamento che noi stiamo facendo. Poi dobbiamo condurre questo nuovo tempo con un altro approccio, abbiamo detto un approccio prudente, plurale, unitario, deve rimanere un approccio decidente, perché se i cittadini non capiscono che dalla discussione si passa alla decisione, in mezzo c'è l'antipolitica, c'è il populismo, ci sono quelli che anziché immaginare il cambiamento immaginano la distruzione. Allora deve essere anche decidente, da qui alcune scelte conseguenti che la mozione cerca di interpretare. Quando noi diciamo, Andrea, ancora oggi il segretario è il candidato premier, anche qui non lo facciamo per un pezzo personale, né per una mania liberistica, né perché siamo inchiodati a una visione delle cose perché l'abbiamo impostata così tempo fa e deve rimanere così. No, esattamente per quella ragione che richiamavo prima, perché solo la forza di una rappresentanza, di una leadership che dietro a un popolo ti dà la possibilità poi di essere fino in fondo, tanto più in Europa, interlocutore di peso e cambiare le cose. E se volete il ticket, è una logica conseguenza coerente di quella scelta. Altro che, come dice il mio amico Andrea Orlando, che saluto e che stimo, col ticket siete tornati a 10 anni fa. No, caro Andrea, tu leggi il ticket come se fossi fermo a 10 anni fa. Il ticket è la logica coerenza di quest'idea di partito che nel rappresentare la massima potenza, la sua forza, innanzitutto nella persona del segretario, porta con sé anche l'idea di una squadra, porta con sé anche il fatto che qualcuno si deve occupare del partito più di quanto non è stato fatto fino a lì. Responsabilità di decisione, di discussione, di elaborazione verso
universitaria, chi poi dalle istituzioni ha chiamato a rappresentare tutti i santi giorni quelle linee, quelle prospettive, quei programmi, quelle sensibilità. Quando salta questo rapporto, non è un problema del leader di turno, c'è la fatica di un cortocircuito che noi abbiamo pagato anni fa e che, se volete, affiora anche nella stagione che stiamo vivendo. Allora, avanti insieme, il titolo della nostra mozione, in quell'avanti, in quell'insieme, secondo me, c'è quasi tutto il valore di questo percorso partecipato e dal basso, dal microotto, e anche con queste assemblee noi stiamo cercando di far crescere per il bene del PD nell'interesse dell'Italia, per il bene del PD nell'interesse esclusivo del Paese, dentro un passaggio che capite bene tutti, credo di me, è il passaggio che posizioni, in particolare noi, come gli unici alternativi a delle derive populiste, antisistema, devastanti, che in Italia più che altrove hanno assunto caratteristiche talmente, fatemi dire, post-ideologiche, non più riconducibili solo sull'asse destra-sinistra, molto pericolose. I populisti in Europa sono tutti catalogabili sul versante, la stragrande maggioranza, della destra. In Olanda abbiamo battuto i populisti di destra, in Francia la grande parte della Le Pen, in Germania il tema è sul fronte del populismo di destra, in Inghilterra quella è la grande, in Italia un movimento riesce ancora oggi a stare sul fronte che non è più riconducibile esclusivamente alle categorie che noi utilizziamo per dire ciò che sta vicino a noi e ciò che sta lontano. Questo rende la partita ancora più complicata, non più semplice. È ancora più complicata. Io mi stupisco che ancora in queste ore qualcuno a sinistra possa immaginare che anziché combattere quella logica si provi ancora una volta la via dello streaming. Mi stupisco. Per una ragione che ho sempre imparato, anche da chi oggi propone ancora una volta questa via, che tu le forme teoriche, quelle che diremmo popolichesi, astratte, che utilizzi per dire le cose in termini generali, o le fai calare nella realtà di scelte e impegni, ciao Gianni, o le fai calare nella realtà concreta di temi che interessano i cittadini, oppure rimangono formule, rimangono teorie. Allora io vorrei dire, è immaginabile che si possa costruire sintesi e consenso e unità con i 5 Stelle su alcuni punti decisivi per gli italiani? Ma se io discuto con loro di vaccini, è immaginabile che si costruisca un punto di sintesi con chi demolisce una logica di consenso in questo Paese? Quello che abbiamo sentito da quel movimento in queste settimane, dico di più, se discutiamo di democrazia, è immaginabile che noi ci accomodiamo in un istinto suicida per la sinistra. Suicida per la sinistra, sulla destra, sicuramente, a cercare intese che non possono leggere? Io credo di no. Io credo che noi dobbiamo fare la fatica un lavoro di proposta, di rilancio che muove dall'idea che il PD si carica su di sé la responsabilità di un rapporto diretto col Paese e la differenza la fa gli impegni che tu
proponi agli italiani, è lì che costruisci le alleanze e le distanze, non nelle formule teoriche, non nelle formule teoriche, noi diciamo prima dalle alleanze elettorali, le alleanze sociali, perché? Perché ci rendiamo conto che proprio perché il tempo difficile che stiamo attraversando è questo, anche noi non possiamo sfuggire al tema di una ricostruzione dei rapporti sociali in questo paese. E qui c'è anche un pezzo dell'insegnamento, se volete, degli errori commessi. Il fatto che il PD in questi anni si è caricato, diciamola anche così, di un riformismo dall'alto ancora una volta, che immaginava che facendo una riforma della scuola tu, facendo la riforma della scuola delle aule parlamentari, tu potessi corrispondere a quel bisogno di cambiamento. Ancora una volta ci è mancato un pezzo. Tu hai fatto, come è stato detto, una riforma che nel merito, su tanti punti, è qualificante e cambia in meglio le condizioni delle nostre scuole. Peccato che te l'hai fatta e su quello abbiamo vissuto uno dei problemi più evidenti del Partito Democratico e non una delle opportunità migliori. E che cosa ricambiamo? Se non che certo c'è da fare una rilettura magari anche del merito di alcune scelte. Chi di voi ha sentito di volta avrà ascoltato la signora Carcati sabato scorso, due sabati fa, una lettura secondo me profonda, veritiera, forte di questo aspetto in particolare. Quindi sì, probabilmente anche il merito, ma secondo me c'è qualcosa di più, e quel qualcosa di più si chiama comunità politica, partito, che deve vivere su di sé queste scelte, non come spettatore, ma come protagonista. E allora qui il tema di come noi facciamo davvero il partito pensante, come l'abbiamo chiamato nella mozione, il partito comunità, il partito vivo, non spettatore, ma protagonista, è un tema decisivo. È un tema difficilissimo, diciamocelo. È un tema difficilissimo, perché fare un partito oggi in Italia, in Europa, ovunque, ma diciamo in particolare in Europa, dentro questa crisi della partecipazione e degli spazi pubblici, è una delle fatiche più vere che uno possa fare. Perché qual è il punto? Che organizzare la rappresentanza oggi è complicatissimo, è complicato non solo per i partiti, anche per gli altri, ma guardate i sindacati, con tutto il bene che voglio il sindacato, le associazioni di rappresentanti in generale, tutti viviamo un grande problema di come cambiano le cose e la sostanza della rappresentanza. La politica è il centro di questa crisi. E noi che teniamo l'idea di un partito, siamo sulla faglia più esposta. Ecco perché ha senso ricominciare a ricostruire, a rielaborare idee su come si fa. C'è tutto il tema della formazione politica dentro questa scelta, c'è tutto il tema dell'investimento nella rete degli amministratori locali, c'è tutto il tema della riconfigurazione anche di alcuni luoghi. Io sono nato e cresciuto e vissuto politicamente in un ciclo, prima in una sezione, Andrea lo sa, sì, più anche, perché non siamo incrociati diverse volte in questo percorso, a sezione, e poi è diventato un ciclo. Io vorrei dire noi, siamo stati gli ultimi dei mercati, diciamo la verità, nel senso che siamo stati gli ultimi ad aver afferrato per l'uscio un pezzo della storia che fu, a vario titolo. C'è una generazione nuova che non può
nuova. Dopodiché, guardiamo anche dall'osservatorio più generale. Noi rimaniamo un partito che, diciamo, vale tra il 26 e il 30% in queste condizioni a caso. Guardate i movimenti di partiti politici in Europa, come stanno messi. Abbiamo gioito perché i liberali olandesi, cioè il centrodestra olandese, ha vinto rispetto ai populisti. Guardate che fine ha fatto il laburismo olandese. È andato al 5%. Guardate cosa è successo al laburismo svedese. Guardate quanta fatica stanno facendo i francesi, i socialisti francesi. E c'è da sperare che Macron ce la faccia, non dico senza problemi, che Macron ce la faccia, perché sennò sono problemi seri. Esperienza riconducibile ad un anno, fatemi dire, tradizionale tedesca, ma anche lì con un profondo rinnovamento di toni, contenuti, idee, persone. Allora, quello che voglio dire, e finisco, è che noi facciamo un congresso non per tirarci quattro, come dire, calci sui distinti tra Renzi, Orlando, Viviano, auguri a tutti. Massima disponibilità, il nostro problema non sono certo le alternative dentro il PD, anzi, siamo una squadra d'oggi e lo saremo ancora di più il primo di maggio. Il nostro tema è fare un congresso per mettere a fuoco alcuni di questi nodi. Io dico tutto, perché anche qui è fatica, ma almeno sapere qual è la posta in gioco, sì, e la posta in gioco chiama questi temi. Una grande questione europea che dobbiamo affrontare, la dico con una battuta, ma chi cacchio deve andare di noi tra Macron e Schulz a lavorare per un centro-sinistra europeo se non Matteo Renzi? L'Europa, paese, questo paese che ha ancora bisogno di noi, con tutta la nostra fatica e anche con i nostri errori. Io sono davvero, non sono sempre stato intanto consiglio di questo parliamo, ma io sono perché si dica chiaramente agli italiani che quando fai carico di questo lavoro fai anche degli errori. Dopodiché a me hanno sempre insegnato che è meglio sbagliare ma fare che non il contrario, perché sono tutti capaci di predicare il cambiamento e poi non metterci mai la base. Sono tutti capaci, io preferisco sbagliare e cambiare le cose. E quello che abbiamo fatto in questi tre anni, ora senza incensarsi, ma la mole di scelte, di cambiamento, l'accelerazione che noi abbiamo dato a tante partite, a tante questioni, non ha prezzo, non ha pari rispetto alla storia recente di questo paese. E non lo dico con la smocchia e l'arroganza di chi pensa di essere superiore. Lo dico con l'umiltà di chi ha fatto il proprio destino dentro questa necessità per l'Italia, perché non me la sono inventato io l'esito delle politiche del 2013 con quella incertezza che rischiava di portarci sostanzialmente allo stato. Non ce lo siamo inventati, è stato un dato di fatto, se volete, drammatico che abbiamo avuto di fronte. E pur nonostante questo, nonostante l'incertezza anche dei numeri parlamentari, che si capisce bene, se uno va anche solo al Senato a capire come stanno messe le cose, hai messo in moto una stagione comunque di riforme, di cambiamenti, di scelte, di proposte, che non ha prezzo. E se la misurate con la, nella sua intensità, con quello che è accaduto altrove, nelle solide democrazie europee, non ha pari. Tanto che pure loro guardano all'esperienza nostra, del PD, di Renzi, dell'Italia, come a una delle esperienze più interessanti per capire come quelli che vogliono battere i populisti cambiano da dentro le istituzioni e la politica. Allora, io che non ho votato Renzi 3 anni fa, ma che ho fatto un percorso con lui e con tanti,
perché oggi non devo insieme a tanti fare il cambio di passo, il salto di qualità. Me lo impone le competenze, me lo impone un lavoro che va ben oltre la tattica di come stai in un congresso in relazione agli altri, me lo impone il desiderio di provare a fare davvero insieme questo salto di qualità, indipendentemente da tutto il resto. Ecco perché plurali e comunitari, ecco perché l'idea di due e non uno solo, che poi voglio dire una squadra, ecco perché abbiamo un tema centrale della nostra nazione, a partire dal gigantesco, dalla gigantesca questione del lavoro, ancora i soldi, le quattro grandi fratture di questo paese storiche, quelle territoriali, nord, sud, tanti nord, tanti sud, quelle sociali, il grande tema di equità, di giustizia, di sostegno a chi sta peggio nel tempo della crisi, quelle di genere, perché in questo paese esiste ancora la questione di genere, e quelle di generazione, perché in questo paese c'è una gigantesca questione generazionale, giovanile, giovanile. Allora, noi dobbiamo fare una proposta al PD e al paese attorno a questi temi. Io non devo aggiungere molto, devo solo tenere una mano a tutti noi. Prima nel circuito dei circoli degli iscritti, in queste ore, in questi giorni, quando i nostri circoli voteranno, non possono contribuire a dare una mano a questo sforzo, poi, come si è detto giustamente prima, con le primarie, rivolgendoci a tutti quelli che hanno voglia di scommettere ancora su questa operazione collettiva, su questa esperienza fatta di tante persone, con le primarie, gli elettori, una scelta che dà forza a questo tentativo, l'unico tentativo possibile, quello in cui gli altri possono rappresentare la differenza rispetto a quelle tensioni e a quelle pressioni. Chiedo una mano qui a Pescara, come a Bergamo, come a Roma, ovunque, e ciascuno di noi può fare un pezzettino di questa strada. Mettiamoci in cammino, come ci diciamo in questi giorni, costruiamo insieme passo passo questo sforzo e poi vedrete che il tema non è il sondaggio di giornata. Il punto è avere la capacità di elaborare pensieri, responsabilità, scelte che guardino in faccia, secondo me, questi nodi profondi del paese. Questi nodi profondi. Io non so se sbaglio, ma ho l'impressione che il paese chieda profondità adesso. Profondità. E noi stiamo cercando di interpretare questo congresso nel modo più profondo possibile. Qualcosa, guardate, lasceremo. Insegnate che le fondamenta partono di lì. Quindi diamoci una mano, vedrete che sarà un bel congresso, non autoreferenziale, non chiuso dentro dinamiche che abbiamo messo nel 2004, ma in un rapporto vero con il paese. Se accade questo, abbiamo già fatto un pezzo della vita, abbiamo già fatto un pezzo della vita. Buon lavoro, grazie. La comunità di Catalunya ci sia stata questa sera e credo che la sfida nuova, il pezzettino, lo possiamo dare un attimo adesso prima di convenzione e poi tornare a parlare. Grazie a tutti. Possiamo ballare?